Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci sto prendendo veramente gusto con questo discorso del rental team. Prendere infatti in affitto team già precompilati e fatti rende giocare in Battlespot tutto più pratico. E qua il team che vi porto oggi mi piace molto, non tanto per i membri del team, ma soprattutto per l'idea. Questa doppia core con due meteo diametralmente opposti e allo stesso tempo una core basata sulla hail molto veloce, una core basata sul sole molto lenta, mi piace davvero assai. C'è quel Tapu Koko Choice Scarf che mi intriga perché io non l'ho mai giocato Choice Scarf, imparerò in corso d'opera con voi, presumo che sia lì con Vault Switch per sistemare il meteo e i matchup, a seconda che si parta con Oranguru o con Ninetales, Mudsdale anche a dare solidità e soprattutto anche per poter incassare proprio noi in prima persona colpi di tipo elettrico. Beh, che dire, questo team qua o bene bene o male male, non penso che ci siano doppie misure. Mi piace anche molto quell'energy ball su Oranguru perché ad occhio e croce ambedue le core, sia la core di Torkoal sia la core di Hail, soffrono leggermente Gastrodon. Beh, è vero che con Ninetales abbiamo Freezy Dry, ma potrebbe non bastare. Koko ha praticamente tre attacchi elettrici, quindi verremo wallati. Mudsdale lo stesso. Mi piace molto l'accuratezza con la quale l'ideatore di questo team ha piazzato lì quella Energy Ball. E infatti è stato uno degli elementi che mi ha fatto distinguere questo team dai molti team che si trovano ormai sul Global Link. Perché state attenti, non tutto è oro quello che luccica, a volte si vedono dei team che hanno dei membri molto interessanti e che in realtà poi si va a vedere, si va a giocare, sinergia non ne hanno. Quindi per distinguere un po' questo Energy Ball lì, beh, ho detto ok, questo qua probabilmente sa il fatto suo. Insomma, proviamolo. Come abbiamo detto, o bene bene o male male. Andiamo in Battle Spot. 1709, Japan, si parte subito forte. Allora, Electivire, wow che figata, uno dei miei Pokémon preferiti, anche soltanto perché se lo gioca il buon Gary. Allora, Talonflame, Electivire, Chomp, Celestila, Mach e Milotic, o Milotic, come volete. Allora, ad occhio e croce noi potremmo giocarci la core Trick Room, forse mi sembra migliore. Mi guardo un attimo l'Oranguru per vedere che oggetto c'ha. Ovviamente ha una Citrus, ci farebbe fatto comodo di più la Mental Herb, forse, però anche la Citrus potrebbe fare al caso nostro, perché no? Io direi di fare Oranguru, Tapu Koko, Torkoal e poi magari Mudsdale. Anche Ninetales non ci starebbe male. Io voglio partire con la core Trick Room, non con la core Tailwind, perché ho paura del Tailwind avversario. E quindi se lui mette Tailwind e io metto Trick Room, beh, siamo a posto. Poi, perché Torkoal mi servirebbe per Celestila, andiamo a fare male a Mach, Milotic. Però il quarto, quel Chomp lì, mi potrebbe dare un po' noia. Io però parto con Mudsdale, che bene o male contro Chomp male non fa. Proviamo un po' questo primo match contro questo rastino biondo qui. E vediamo. Se Talonflame ha provocazione e ha l'ardire di farlo contro Oranguru, che solitamente gli Oranguru hanno tutti Mental Herb, però potrebbe provarci, quindi ok, Mach, Milotic. Bene, ci si può stare. Allora, Mach, Milotic, Lightning Rod non ce ne sono, potrebbe entrare Electavile per esempio in quella slot di Milotic. Potrebbe assolutamente proteggere quel Milotic e noi potremmo rimanere bloccati poi con il nostro Koko. Però è anche vero che noi dovremmo danneggiare. Allora, come prima cosa, Trick Room. E fin qua. Sono appunto indeciso se fare Vault Switch
su Mac o su Milotic, perché se protegge mi fa Power Whip, Power, Poison Jab, perdonatemi. Io lo faccio su Mac. Mi sento che quel Milotic o protegge o entra Electrolyte. Chomp. Meglio ancora. Meglio ancora, Volt Switch va su Mac e Mac, a meno che non mi abbia tauntato. Oranguru io ho messo la Trick Room, ma se me l'ha tauntato, allora io se butto Torkoal e lui mi ha tauntato, non vi dico pezzo, ma praticamente, insomma, rimettere in piedi una situazione del genere sarebbe difficile. Se invece butto Mudsdale, bene o male, è un Pokémon che il suo porco lavoro potrebbe farlo con Trick Room o no. Io vado di Mudsdale. Crocco, buon. Abbiamo messo Trick Room, ragazzi, ci ha fatto veramente uno sbotto, onestamente. Che spread gli ha dato il nostro amicone giapponese che ha creato il team? Non Bold, riduco, perché prendere così da Krokov mi sembra un po' tantino, eh? Allora, io comunque vado di una cosa vecchia tanto quanto banale, cioè Terremoto, Instructor, Terremoto. Easy, cioè da stare a fare troppe... che dire. Mac, gli faccio un bel colpo, non muore, si riprende di Fiji. Mi abbiamo fatto fare Iron Power su Mac. No, perché voglio danneggiare Chomp. Dai. Terremoto, Iron Power. Celestila. Bene, mossa saggia. A me interessa più che altro danneggiare quel Chomp. Così che se lui ora ci ha fatto Terremoto, io me l'auguro con tutto me stesso. Noi non lo tiriamo giù con due Terremoti, come penso non lo tireremo giù. Infatti rimarrà con un 5%. Sarà lui di Terremoto a tirarci giù il nostro Oranguru. E quindi poi potremmo entrare con Torkoal. E a quel punto abbiamo tre turni dove dobbiamo assolutamente scatenare l'inferno. Guardiamo, ok, Terremoto, buono. Ci prenderemo un 25-30% su Mudsdale. Esatto, ma l'importante è che muoia Oranguru. Ci prendiamo anche un bel più unino, che non fa mai male. Considerando che noi abbiamo Coco in the back, per quando la Trick Room sarà finita, adesso ce la possiamo giocare. Io tra l'altro su questo Torkoal ho una bella Hidden Power della quale non conosco la tipologia. Beh, meravigliosa questa cosa. Sarà Grass, sarà Ice, sarà Fire, sicuro, chi non mette a capire Fire su Torkoal. Allora, Eruzione o anche Lanciafiamme. Tante volte c'ha Wild Guard, ma non penso. In ogni caso, che me ne frega. Allora, chi può entrare? Abbiamo detto, ha un Mac e un Milotic. Io vado di High Horsepower, rischiando un 5% miss su Chomp. Cioè, davvero, rischierei qualora mi pensavo facessi Wild Guard e misso High Horsepower. Ma insomma, mi sembra davvero un po' eccessiva come cosa. E vediamo un po'. Celestia, ovviamente, se la protegge. Badate bene, di tutti, quello che a me fa più comodo tirare giù è Chomp, perché io sono Scarf con Coco, quindi poi mi loccherò sulla mossa Elettro e su Milotic sono super efficace, su Celestia sono super efficace, su Mac sono normale, ma ho visto quanto gli abbiamo fatto di Volt Switch, lo tireremo giù anche di Fulmine, quindi con quella vita lì. Inoltre ora lui deve passare inerme altri due turni di Trick Room, non sono pochini. Allora, Milotic, bene. Io risparo Eruption. Chi entra, entra. Si prende una bella botta. E poi Iron Power sempre su Milotic. Vediamo un po' se butta alle ortiche Mac su Celestila. Oppure se lascia morire Celestila. Nella slot di destra salvo doppio Protect. Un Pokémon lo perde. O salvo Wild Guard assolutamente inaspettati a questo punto, perché sennò avrebbe dovuto provare a farlo il turno prima, insomma.
Vediamo, una wild card molto scesa su Celestia. È stata giocata praticamente i primi 10 giorni di metagame, poi non è stata più utilizzata in virtù di mosse come giustamente Lich Seed, lancia fiamme. Attenzione, attenzione, una Occa. Vediamo se sarà sufficiente la Occa. Occa Celestia, ragazzi. Vabbè, sono scelto. Io dopo c'ho un bel Jolly da giocarmi. Se non mi tira giù adesso in qualche maniera, il Jolly è il Firium su Torkoal, che andrò a bucare la Protect e gli tiro giù quel diavolo. Il Burden no, però, gli andrò a tirare giù quel Celestia. Allora, andiamo di mossa Z fuoco su Celestia, che tanto se la protegge, e poi Milotic presumo proteggerà, e io butto dentro Coco. Mi conviene farmi questo rischio qua? No, facciamo Iron's Power, dai. Ancora su Milotic, proteggerà sicuro, ma possiamo stare al gioco. Ecco lì il Celestia che protegge. Noi mossa Z abbastanza a sorpresa. È arrivata anche la protezione di Milotic, come pensavo, però non c'era motivo magari di rischiare uno Scald Burn o un Recover di quel Milotic. Ecco qua, l'Inferno Web Drive del Torcolone. Che, essendo sotto sole, penso che tirerà proprio giù, questo Celestia anche al di là della protesi. Ottimo, 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 perché adesso quel Celestia cadrà la Trick Room, quindi sarebbe diventato più veloce, non ci tira più giù. Quantomeno non ci mette addosso nemmeno il Lich Seed, e questa è una cosa molto importante. Io adesso penso che andrò double target, lancia fiamme, high horse power, tutto su Mac, così che poi dopo io rimango Coco, Milotic, fulmine e via. Allora, lancia fiamme e ancora high horse power. Suona benissimo in inglese. Dai, dai! Non gufiamocela, ma non siamo messi male, su. Va su Magdale, non arriva il Burn, ma insomma ormai abbiamo la difesa più 67 con tutte queste stamina. Adesso parte il doppio colpo su Mac, ma ne basterà sostanzialmente questo High Horse Power, lancia fiamme su Milotic, gli facciamo un altro gocciolino, ma come abbiamo detto più e più volte, abbiamo Coco in the back. Entra, fa fulmine e quel Milotic ce lo friggiamo. Buono, dai, possiamo dire abbastanza senza sorprese di averla portata a casa. Io faccio Hidden Power perché voglio capire un po'. Ok, qua mi dice che non è molto efficace, quindi probabilmente Ice. Avevamo un Hidden Power Ice anche da giocarci su Chomp, ma che ovviamente io sono guardato bene da rischiare di giocarmela. Vediamo se il nostro avversario forfetterà. Così è. Buono, 1-0. La prima ce la siamo portati a casa con questo team, che in questo modo ha funzionato davvero bene. Come vedete, avere la possibilità di scegliere una core anziché un'altra può essere molto duttile e molto utile. Non si ha una grande imprevedibilità con l'avversario, però si ha una duttilità dal punto di vista strategico, quindi... Doudes, benissimo. Ragazzi, andiamo, seconda. Italia, Lombardia. Ah, tanto si prendeva un italiano, cioccolatino. Bene, allora. Chomp, Croco, Ariama, Mach, Ninetales, Porygon. Qua io se metto Trick Room e tiro fuori Torkoal, considerando che ora sappiamo anche che abbiamo HP Ice, facciamo un bel laborino.
D'altro canto, si può fare un ulteriore bel lavorino anche partendo a bestia con la Ave, perché a parte Porygon e Ariama, ma a parte anche Ariama, ragazzi, di Bora più Icicle Crash Life Orb non gode mica. Eh no, che non gode mica. A me mi sta balenando l'idea di portare tutte e due le corde, di ridare Ninetales Sandslash e dietro portare Oranguru Torkoal. Così che se lui decide di counterarmi Lyle con Porygon, Ariama, io butto dentro Torkoal. Lui la mette per me. Proviamo, proviamo. Arrischiamoci. Compio un azzardo, eh. Quindi lascio fuori il mio Tapu, cioè il Coco, e Mudsdale, che nella partita scorsa è stato molto importante, ma penso che il nostro avversario potrebbe non portare Chomp, il nostro cioccolatino di nome e di fatto, qui abbiamo capito. Vediamo un po'. Allora, Ariama Ninetales, non parti con Porygon. Vabbè, vorrà mettere, immagino, una bella Aurora Veil. Penso proprio di sì. Farà Fake Out più Aurora Veil adesso lui. E io faccio una Borella. E poi nel caso non faccia Fake Out ma vada dritto per dritto di Close Combat, io vado a fare Icicle Crash su Ariama. Lui ha Intimidate. Non ricordo perché o chiacchiero. No, non ha Intimidate. Quindi, ma io a occhio e croce penso che se non mette Aurora Veil, cioè così pulito, se non fa Fake Out, e quindi prende tutti e due gli attacchi con Ariama, beh, io penso onestamente Bora più Icicle Crash, a meno che non abbia il Tickfet, di tirarlo giù. Proviamo un po'. Ok, fa Fake Out e mi arriva su Sandslash, va bene. Quindi adesso abbiamo l'occasione di capire con la nostra Bora se lui ha Tickfet o meno. Questa è una cosa molto importante. No, non ha Tickfet. Benissimo. Ok, stiamo anche sculando. Molto benissimo. Ci dispiace, cioccolatino. Se fai parte della nostra community del canale, chiedo venia. A me quando succede a me, ormai non mi arrabbio più, però, cioè, diciamo che dovrei. E quindi avresti ragione, avresti assolutamente ragione. Io però non voglio ignorare quella Ariama e penso che farò Iron Head su Ariama perché mettetesi scongela. Ninetales se ne va per paura di un Iron Head lì. Entra Mach che si arrischia anche lui e comunque Aurora Veil no, si prende una Bora e Lail, che quindi, insomma, male non fa. Sandslash sta menando come un fabbro, bene, bene, bene. Vedete, Mach entra, si è preso un 14%, più ora si prende un altro 6%, bene. Considerando che io sono praticamente a piena vita con ambedue i miei Pokémon, se lui adesso ci mette la Trick Room fa un piacere a tutti. E se io levassi Ninetales? No, vi dico cosa faccio. Non levo Ninetales, non faccio Aurora Veil, io devo fare danni a quel Porygon 2, così che lui adesso mette Trick Room. Ah, se non mette Trick Room a me va bene. Se mette Trick Room mi va bene lo stesso, ma a condizione di danneggiarlo e di portarlo in range, quindi poi di eruzione, nonostante l'Aurora Veil, di Torkoal dietro. Quindi io vado di Bora più Iron Head su Porygon 2, non con l'intenzione di cercare Flinch, che comunque se arriva male non è, ma per danneggiarlo. Non gli facciamo veramente niente con l'Aurora Veil in campo. Nonostante siamo dei Life Orb, qua nel frattempo si continua. Bene, bene, lui va tutto su Ninetales, non mette
quindi niente aristocratico. Non mette la Trick Room. Adesso con la Ale perderà quel 6% che gli fa attivare la Fiji. No, ancora no. Wow. Però tanto adesso arriva la Fiji. Più che altro con Aurora Veil io non sono in condizione di tirarlo giù. Io Torkoal non lo vorrei buttare adesso. Buttiamo Orangurello, col quale non abbiamo nemmeno una Protect, onestamente. Butto Torkoal ora, lui knock off, fulmine, me lo massacra. E Torkoal va bene anche in uno contro uno contro il Ninetales, anche senza Trick Room. Quindi io direi di premere sull'acceleratore adesso con questi Pokémon qua. O vado di Instruct su Sandslash. Se arriva a farlo. Beh, se arriva a farlo non è male. Iron Head o Icicle Crash. Beh, considerando che praticamente la potenza è la stessa, io non mi sto a rischiare un miss. Quindi penso che andrò di Iron Head, ma su chi? Su Porygon 2, è quello che dobbiamo danneggiare. Il motivo lo abbiamo detto prima. Fulmine! Questo mi arriva su Sandslash. Oh! Oh! Tu mi hai fatto un po' troppo male. Ragazzi, se piazzavo Trick Room adesso, avevo vinto. Non immaginavo che mi tirasse giù, onestamente, di fulmine proprio Sandslash. Non pensavo proprio. Allora, io provo a mettere Trick Room giusto per tenere occupato uno dei due Pokémon, ma sicuramente lui me lo attaccherà prima che io possa. E poi dall'altra vado di eruzione. Beh, non siamo più messi bene. Eravamo partiti molto bene. Torkoal dietro ci stava bene. Non mi aspettavo mi tirasse giù Sandslash. Vedete cosa vuol dire l'abitudine e la capacità di capire i danni? Mi ha fatto veramente troppo male ancora di fulmine, perché... Ah, ti sei potenziato l'attacco speciale prima. Ah! Vedete ragazzi, o si chiacchiera o si gioca. Quando sono canale YouTube è difficile scegliere. Quindi... Va bene, va bene. GG, via, cioccolatino. Mai battuto. Sei stato più bravo di me. Soprattutto più concentrato. Avessi messo Trick Room invece di fare quell'Instruct senza senso, sicuramente avrei messo Trick Room se mi fossi ricordato del bustino in attacco speciale di Porygon, perché a quel punto, beh sì, avrei anche pensato all'evenienza di un fulmine sul Sandslash che me l'avrebbe potuto tirare giù. Io invece pensavo un fulmine di incassarlo, e quindi ho detto, se mi vuole tirare Sandslash deve fare doppio hit anche con Mach, quindi male male con Porygon, con Oranguru sono a piena vita e la metto dopo. E invece, no, niente, tirandomi giù, tutto questo ragionamento, questo castello di carte, va a farsi cartanare. Bene ragazzi, dopo anche questa freddura, ma del resto gioco Nail Team, basta, mi devo fermare. Andiamo con il terzo match, vediamo quantomeno di chiudere in bellezza. Un altro, italiano, via, Emilia Romagna. Qua abbiamo Cele, Chomp, Coco, Arcanine, Ninetales, Milotic. Qua io potrei partire con Ninetales. Allora, partire con la Core
di Ninetales Sandslash come siamo partiti prima, qua potrebbe essere fallimentare, perché riuscire a tirare giù Celesteela, Arcanine soprattutto, Milotic potrebbe essere un problema. Quindi no, tutte e due no. Uno dei due, e ovviamente, dato che l'uno senza l'altro non esiste, cioè Sandslash, quello che potremmo permetterci, quello sì, è Ninetales. Potremmo anche permetterci quindi la Trick Room a questo punto. Se andiamo di Trick Room, poi soffriamo comunque, ma soffriamo quantomeno meno. Io direi di fare Ninetales, anche perché il tempo scarseggia. Ninetales Coco. Vorrei portare quasi 5 Pokémon, ragazzi. Oranguru e Torkoal. Sì, facciamo così. Allora, prima fare Oranguru Torkoal dietro non è stata un'idea vincente. Ma questo matchup qua. Allora, se lui mi parte con Chomp in lead. Ok, no. Stavo dicendo, se lui mi parte con Chomp in lead, io posso pensare quasi che sia assolutamente. Allora, io qua farei Volt Switch su Arcanine e Aurora Veil. Tanto se leviamo se togliamo la Hail, mettiamo il sole, se abbiamo piazzato l'Aurora Veil, rimane comunque in campo per 5 turni. Nozione. Quindi abbiamo detto Aurora Veil e bene o male ci proteggiamo un gocciolino. E poi facciamo Volt Switch su Arcanine, Fini potrebbe proteggere. E ce ne andiamo e buttiamo Oranguru. Allora, Fini se ne va proprio. No ragazzi, ma perché c'ho un po'? Ma se io facevo Bora? Vabbè. Facciamo un bel po', di Volt Switch, nonostante non ci sia il campo elettrico. Andiamo, Aurora Veil, lui adesso allora ci ha sparato o Flare Blitz o Burn Up o Lanciafiamme su Ninetales. Addirittura decide di sprecare così una mossa Z. Vediamo se lo spara addirittura su Coco e quindi su Oranguru. Ah, se la spara su Oranguru io sparo Bora turno dopo. Se la spara su Ninetales reggo perché sono Sash, però poi avrà l'Extreme Speed. Ok, arriva su Oranguru, che con l'Aurora Veil io penso potremmo reggere bene. E con la Citrus, boh, guarda lì che bellezza. Meraviglioso. Che faccio, raga? Bora Energy Ball. Allora, io sparo Bora, ragazzi. Non voglio stare a fare come ho fatto in altre partite super stra mega iper overpredict. Faccio Bora e sparo Psychic su Arcanine, che bene non gli fa. Più la Bora, più la Hail, forse viene giù. Extreme Speed. Guardiamo se ha fatto Poison Jab. Ok, questo è scarto. E forse con Aurora Veil reggiamo. Buono, buono. Buon turno per noi, che salutiamo questo Chomp. E ricordiamoci sempre che dietro abbiamo Torkoal. Quindi abbiamo già eliminato uno di quelli che del team avversario reggano mossa fuoco. Il secondo è questo Arcanine e lo eliminiamo. Rimane giusto Fini. Dopodiché si può cominciare a parlare di lavoro pulito.
se riusciamo a mettere Trick Room, perché non è detto, perché adesso insomma lui entra con due Pokémon pieni. È vero che c'è Aurora Veil, ma insomma. Fini e Celestila. Beh, considerando che noi dietro abbiamo Coco, non ci strapperemo i capelli qualora non riusciremo a mettere la Trick Room. Quello sì. Allora, Freeze Dry e Trick Room. Freeze Dry, così gli facciamo intanto un 30%. E poi dopo, ora vediamo quanto gli facciamo. Più si prende la Hail, vediamo se mettiamo Trick Room. Beh, bisogna aspettare la fine del turno per ragionare. Wow! 45, Moody Water va tutto. Brutto, quindi la Hail, la Trick si allontana, perché adesso mi arriverà Levy Slam. Esatto. Niente Trick. E invece sì. Il problema è che adesso io muoio di Hail. Terribile. E quindi ho un Coco Scarf sotto Trick Room. Vabbè, ho anche un Torkoal, quindi può andare bene. Allora, lo tireremo giù. Fini con la mossa Z fuoco, perché se lo tiriamo giù, allora qui mi fai, oh, mi fai entrare con i Pokémon su, mamma mia, mettila a destra, mettila a sinistra, è uguale. Perché Celestila protegge. E se noi tiriamo giù quel Finis è vinto. Cioè, non siamo messi male, ragazzi. Non penso che lo tireremo giù. Io vado di fulmine su Fini ed eruzione su, non stiamo a rischiare troppo, così Celestila, a meno che non sia Occa Celestila anche questo, no, arretto, attenzione perché non arriva Moonblast, no, ora mi arriva il drop, ora mi arriva il drop, ora mi arriva il drop. No, buono. Ce la siamo portata a casa. Wow! Buono, via. Anche a te, dall'Emilia Romagna, ovviamente, se sei un seguace del canale, comunque se ci conosci, se vedrai mai questo video, passaci a salutare, ci fa piacere. E qua, ora vediamo cosa farà il nostro avversario, se protegge per fare il simpatico, noi lo puniamo con la mossa Z. Se forfetta, GG. Vediamo. Non l'abbiamo gestita male, eh? Ok, né forfetta né protegge. Quindi abbiamo 30 secondi di Inferno Overdrive. Abbiamo gestita tutto sommato bene questa partita, con quell'attenzione che ci è mancata nella seconda. Oh, quando faccio degli errori è giusto anche fare autocritica. E beh, mettere l'Aurora Veil è stato importante per reggere Extreme Speed più Poison Jab e quindi fare fuori a gratis quel Chomp. Quella è stata una mossa abbastanza azzardata da parte del nostro Andre stellina stellina, perché insomma era prevedibile che con l'Aurora Veil riuscisse a reggere. In ogni caso, bene, tutto è bene, quel che finisce bene. 2-1 oggi con un altro team a prestito che devo dire mi è piaciuto di più del team dell'altra volta, perché la core ha funzionato davvero bene, la doppia core. Ragazzi, io vi voglio innanzitutto ringraziare per le donazioni che stanno arrivando, che a questo punto se ne arrivane
Se ne arrivano delle altre, sono già pronto a comprare la telecamera HD e anche il microfonino per migliorare questo dannato audio, sarebbe davvero l'ora. E poi mi sto anche attrezzando per fare delle live. Ecco, ve lo volevo dire, sto aprendo un nuovo contratto di internet un pochino più veloce per poter fare le live, perché purtroppo con la normale ADSL di camera di casa non riesco a farle. Poi mi raccomando, mi piace, commentate numerosi come al solito e poi iscrivetevi al canale perché abbiamo appena passato i 17.000 e abbiamo già messo nel mirino i 18.000, diventeremo maggiorenni con i 18K. Ciao a tutti, ancora una volta mi sono divertito, ci vediamo con un prossimo video.